Pronto, bro? Pronto, bro? 1, 2, 3, 1, 2, 3, sì, sa. Ok. Buongiorno a tutti, sono Michele 3146 e benvenuti alla nuova live con Formula 1 2024. E si parte. Sì, esatto. Ok, pronti. Ok, dai, siamo pronti. Ormai c'è il sistema. Lui mi fa una carriera. Sì, è meglio su tutto. Non manco. Quale al minimo 8 ore, anche di più. Glielo fa. Ma io mi fa una serietta. Come fa? Un'americhina. Facciamoci un'americhina, che difficoltà. Vediamo se non è una gara. So bene quali sono i nostri ultimi preparativi. Ok, ci siamo. Conto su di te, non deludermi. Sì, 85 gradi centigradi. Ah, è il motore. Siamo i pedali, bla bla bla. Non lo conosco, cacciato. Ciao, rilanciato, eh.
perché non ci sono. Alla fine della gara saremo penalizzati. I commissari ti hanno assegnato dei secondi da sconfiggere. Che diavolo? Che è successo? Pare. In America. Buono, dopo. Ecco. Levi? Concentriamoci per il resto della gara. 32 non è tanto. Nessuno, però c'è una macchina uguale. Quella normale. Thank you.
influisce sull'aderenza delle nostre gomme. Cerca di sorpassare. Grazie. Davvero magnifico. È stata una giornata. Abbiamo assistito a duelli ruota a ruota e vissuto emozioni da brivido. Cosa ci riserverà il futuro? Lo scopriremo nella prossima gara di F1 World.
un altro soggetto. Un altro da due gambe. Facciamo un bel gioco, facciamo un bel gioco. Belgio. Ah, velocità massima, quasi massima. Se non mi ricordo. Sono due. Mi. Adesso non so.
girato. Per il lag.
Sì, datemi un po' di regali, non so.
Cerca di sorpassare al più presto. Dai, in forza.
positivo di oggi è che è stata una gara pulita, però non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Va bene, va bene. Intanto era arrivare. Come fai arrivare? Comincia dal 20° posto. Una prestazione fenomenale. Dai. Vabbè. E siamo al momento del... Ogni gara è una storia a sé. Chissà cosa in serbo per noi il prossimo capitolo di questa fantastica competizione. Gli obiettivi sono sfide facoltative che puoi completare per ottenere ricompense extra. Dopo averne completato uno, ricorda di riscattare i premi vinti. Ottimo lavoro! Completare questi obiettivi è stato fondamentale per la tua scuderia. Ora puoi dedicarti agli obiettivi dei fornitori. Adesso prosegui selezionando obiettivi dei fornitori. La modalità classificata è l'arena multiplayer competitiva, dove potrai scalare le divisioni classificate ogni settimana. Seleziona cosa sono le divisioni per saperne di più. Ah, c'è la gara che... Eventi solitari e multiplayer. Dai, lo facciamo la prossima volta. Epico. Usa. Però sarà epico, ma carburante non lo uso adesso. Thank you.
Giocando a F1 World otterrai risorse. Puoi utilizzarle per creare nuovi oggetti per la tua vettura. Questi sono i diversi progetti di questa categoria che puoi sviluppare. Questo è l'oggetto che creerai con il progetto. E queste sono le risorse necessarie per realizzarlo. Comprendo, perfetto. Il compendio è un modo per celebrare tutto ciò che riguarda la Formula 1. Ottieni gli adesivi giocando a F1 World e una volta in tuo possesso usali per completare le voci del compendio. Così facendo riceverai importanti ricompense. Qui è dove puoi trovare i nuovi adesivi ottenuti da aprire. Scopriamo insieme quali sono. Hai appena ottenuto un nuovo adesivo. Incollalo subito. Trova la voce relativa all'adesivo che hai ottenuto. Per facilitare la ricerca, puoi usare il comando filtro. Seleziona la voce corretta e incolla l'adesivo. Alcune voci richiedono più di un adesivo. Completare le voci è un ottimo modo per ottenere ricompense e progredire in F1 World. Ricorda sempre di incollare i nuovi adesivi ottenuti. Bene. Ah, c'è pure la storia. Ok. Sì, siamo
punto esperienza. Anche. Vediamo un po' circuiti. Non ce l'ho, andiamo un po' da là. Ah, col start super tutto di chance. Sì, datemi i regali, abbonatevi. Questa è la tua super licenza. La super licenza è legata alla tua etichetta preferenza Fanzone, che sarà presentata agli altri utenti all'interno dell'ecosistema di F1 World. Al momento, mostra il costruttore che hai scelto per la Fanzone. Seleziona l'opzione Modifica preferenza per visualizzare le altre etichette preferenza che puoi scegliere. Da qui puoi cambiare l'etichetta preferenza della tua super licenza. A ogni nuova stagione di F1 World potrai effettuare nuove scelte della Fanzone. Una volta presa una decisione, la tua super licenza tornerà all'aspetto predefinito della Fanzone del costruttore che hai scelto. Back va sulle mail. Cos'è?
3 nuovi oggetti. Mi manca uno. Per fortuna. Oggi la live è finita. Ma Michele, 3100. Ok. Abbiamo fatto un po' di ingegneria. Ok. Con mouse. E questo, vi saluto, ciao ciao!